Volevo rubarvi giusto qualche minuto, vi chiedo scusa in anticipo se l'emozione può giocare qualche scherzetto, mi dovessi dimenticare qualche parola, vi chiedo scusa in anticipo. Parto il discorso ringraziando tutte le persone che vedete dietro di me, a partire da mister, come ex compagno, persona vera, allenatore migliore che persona. Tutti i miei compagni, Alfonso, il capitano, sono stato il più bello che ho avuto nella mia piccola. Ognuno di loro ha dato qualcosa e per la prima volta in 5 anni che faccio questo lavoro con i grandi ho potuto di avere un ottimo rapporto con ognuno di loro, dal primo all'ultimo, quindi grazie ragazzi. Un grazie di cuore a tutti gli addetti ai lavori, alle persone che voi non vedete ma che dietro le quinte ogni giorno si fanno un mazzo tanto per non farci mancare nulla, a noi, a voi, grazie anche a loro. Un grazie soprattutto al nostro presidente, il dottor Silvio Brocco, che da 5 anni ad oggi che sono qua è stato più di un padre per me. Qualsiasi cosa avessi bisogno, lui è sempre stato in qualsiasi momento con me e con la squadra, quindi grazie di nuovo. Un grazie speciale a tutta la società, un grazie speciale alla società, a tutta la città di Pineto. Tutti questi ringraziamenti, questo non lo so, però devo dire una cosa e vorrei che a fianco a me qui, mentre la dico, ci fossero 2 persone. Una è una persona che per me questi 4 anni è stato con Riccardo Della Quercia, vorrei che fossi qua. E l'altra è la mia fidanzata Eleonora. Il brutto viene adesso. Grazie a te che da 4 anni mi hai cambiato la vita e mi fai vivere ogni giorno come il più bello della mia vita perché ho te al mio fianco. Detto questo ti volevo chiedere una cosa. Eleonora Martella, ti volevo chiedere se vuoi diventare mia moglie e mi vuoi sposare. Se ti sta. Vediamo se ti sta. No, va bene. Marco. Marco. Eleonora. Eleonora. E poi ti volevo dare questa. Mamma mi ha fatto piangere. Era quello l'obiettivo. Thank you.